Nel nostro caso, l'esigenza del Molecular Tumor Board è nata praticamente in sincronia con una progettualità che abbiamo ideato, che è quella di eh, utilizzare come approccio di Next Generation Sequencing il cosiddetto Comprehensive Genomic Profiling, cioè un NGS basato sull'adozione di pannelli in grado di andare a detectare alterazioni in centinaia di geni e questa uh, adozione di queste nuove uh, tecniche di profilazione molecolare ovviamente uh, implica un enorme uh, sforzo in termini interpretativi e quindi da qui proprio l'esigenza di un gruppo dedicato e votato uh, principalmente proprio all'analisi e all'interpretazione del dato molecolare. Abbiamo recentemente pubblicato il primo anno e mezzo di esperienza del nostro Molecular Tumor Board, Molecular Tumor Board in cui abbiamo discusso all'incirca 2.000 casi, 2.000 pazienti affetti da diverse istologie, tra cui istologie frequenti come il tumore polmonare, il tumore del colon, ma anche tumori più rari quali il colangiocarcinoma, il carcinoma del pancreas ed il carcinoma gastrico. E complessivamente, grazie all'NGS ed in particolare al Comprehensive Genomic Profiling siamo riusciti ad andare a identificare all'incirca un 60% dei pazienti con delle alterazioni potenzialmente azionabili. E sempre complessivamente, i pazienti che sono andati incontro realmente a una terapia farmacologica sono stati circa il 10%. E una cosa, un dato estremamente interessante che è emerso dal nostro studio è stato che il comprehensive genomic profiling in diversi setting clinici, tra cui ad esempio il colangiocarcinoma, il carcinoma del pancreas e il carcinoma gastrico, è stato effettivamente in grado di andare a identificare un numero maggiore di target target che non sono attualmente eh, utilizzabili nell'ambito della pratica clinica in quanto i farmaci non sono ancora stati approvati ad esempio da AIFA, ma farmaci che in realtà sono disponibili tramite eh, trial clinici o farmaci off-label ottenibili attraverso diverse strategie come ad esempio l'uso compassionevole. Quindi molecular tumor board per concludere come strumento per garantire al numero maggiore dei pazienti l'accesso a terapie innovative tramite trial clinici o terapie off label. Abbiamo successivamente cercato di valutare quello che è l'effettivo beneficio clinico derivante dalla discussione dei pazienti nel contesto del molecular tumor board e quello che abbiamo fatto è quello di andare proprio a valutare il vantaggio in termini di sopravvivenza dei pazienti e quello che abbiamo fatto è stato quello di stratificare i pazienti in tre classi, pazienti in cui avevamo identificato un target e che effettivamente sono stati trattati con un farmaco, pazienti che avevano un target ma che non siamo riusciti a trattare per motivazioni varie, tra cui la, la, la non fitness del paziente o l'impossibilità di far accedere al paziente al farmaco, oppure in ultima analisi l'ultimo gruppo di pazienti in cui non erano presenti dei target e quello che abbiamo notato è che c'era un significativo vantaggio in termini di sopravvivenza nei pazienti trattati in cui erano stati identificati delle alterazioni azionabili rispetto sia alla corte dei pazienti senza alterazioni che pazienti con alterazioni che non sono stati effettivamente trattati con una terapia farmacologica andando a sottolineare quindi appunto l'efficacia a livello clinico della discussione dei casi nel contesto del Molecular Tumor Board. Una delle maggiori sfide collegate appunto al Molecular Tumor Board sono sfide di tipo logistico, quindi avere nella propria istituzione o nella propria associazione di istituzioni il personale dedicato e l'expertise dedicato cosa di cui noi come istituto eravamo abbastanza avvantaggiati in quanto eh, in qualche modo già attivo a livello di Next Generation Sequencing e quindi già armati di biologi molecolari, ad esempio di bioinformatici. Ma un'altra evidenza che abbiamo fornito appunto analizzando i eh, primi due anni di esperienza a livello del nostro istituto è stata quella che effettivamente la discussione nel Molecular Tumor Board è estremamente cost effective, perché abbiamo fatto proprio un calcolo economico sul valore, sul costo collegato appunto alla discussione del molecular tumor board abbiamo verificato che effettivamente corrisponde all'incirca solo al 2-3% dell'intero costo del percorso diagnostico del paziente. Quindi per concludere il molecular tumor board è uno strumento efficace in quanto migliora la sopravvivenza dei pazienti ed è anche efficace da un punto di vista economico.